così magari se qualcuno lavora, è un collaboratore di altri, sa che c'è all'inizio un po' di frustrazione perché viene considerati tra quelli che non lavorano, cioè non producono, quando chi sa bene, che non sanno, si capisce bene cosa stanno facendo, perché i risultati poi non si vede la mattina dopo, cioè lì non scappa, ripari, come si dice, e allora quelli sono quelli che non si capisce bene, in realtà invece sono quelli che lanciano il futuro, la sorgente per il futuro. Quindi io sono ben contento di questa iniziativa, siamo fortunati perché abbiamo dei giovani brillanti, avrete già avuto modo di capirlo, e poi abbiamo la fortuna, e qui ci spendo un'altra parola e poi finisco, l'idea dei cervelli che vanno all'estero, che intanto si cita quasi come se quelli hanno una specie di rivendicazione, lo fanno per dispetto di qualcuno, io non ho visto mai uno che va all'estero che fa dispetto a casa sua, neanche ti litiga con i genitori, perché poi comunque ti sembra un focolare piacevole, che è meglio non disprezzare più di tanto. La verità è che chi va all'estero ed è capace, ha delle capacità particolari, evidentemente è una ricchezza pure per chi rimane qua, perché poi quando viene ci racconta qualcosa che è diverso da quello che noi siamo abituati a fare, e quindi ci arricchisce e ci arricchiamo vicendevolmente. Lei è stata brava,